alla scoperta dei segreti della cucina e oggi ne ho uno veramente importante. Senti Cristian, io so che tu sei un uomo moderno, uno chef moderno, pronto alle sfide, no? E quindi di conseguenza ovviamente le cucine Marchesini ti assecondano, ti hanno aiutato nel realizzare la cucina su misura per te. E qui, siccome la signora Paola non ha mai fritti, cosa avete studiato? Bellissima domanda, perché è un perfetto esempio di interazione tra le parti. Parlando e ingredendo la proposta che sarebbe stata con Marco e con l'azienda Marchesini, abbiamo capito che da parte mia c'era l'estrema necessità di servire un fritto perfetto e che eravamo concordi del fatto che una friggitrice con tanti litri di olio che poteva essere mantenuta il meglio possibile non sarebbe mai stata la perfezione. Allora Marco mi propose un wok già abbondantemente utilizzato nella cucina asiatica per friggere, con una particolare piastra concava a induzione che mi avrebbe permesso di cambiare l'olio a ogni frittura, e così è stato e il nostro fritto è perfetto. L'olio a temperatura, Roberto va a impanare i componenti del nostro fritto di pesce, successivamente va a togliere la farina in eccesso con l'aiuto di un setaccio a maglia larga e saremo pronti a avere la frittura più leggera e croccante e asciutta possibile. Senti Marco, ma come ti è venuta questa splendida idea? Tu sei un viaggiatore? No, non sono un viaggiatore, però diciamo la cucina asiatica è maestra in queste cose. Dei fritti particolarmente leggeri che nascono dall'utilizzo comunque di poco olio, sempre nuovo. Poi nel caso di un ristorante come quello di Cristian dobbiamo anche considerare la qualità dell'olio, che potendo utilizzarne poco deve essere di alta qualità, e quindi anche il fritto logicamente ha un sapore che è totalmente diverso. Enea, tu percepisci tutte queste emozioni, queste vibrazioni e queste sottigliezze quando sei presente sia nel fare un preventivo che addirittura un sopralluogo, no? È proprio lì il bello, quando si parte dal sopralluogo, quindi quando arrivi non c'è ancora nulla, c'è solamente il cantiere vuoto e vedi come nasce tutta la struttura, cioè tutto quello che sta dietro a questo grande sistema che poi è la cucina. Senti, mi diceva tua moglie che sono un po' tutti i vostri figli. Sì, certo, io molte volte quando consegno una cucina mi sento come il padre della sposa. Perché ogni giorno è leggermente frizzante.